Allora, intanto questa gente si fondi un attimo che avviciniamo qui il microfono. Abbiamo l'opportunità questa sera di avere qui con noi alla baita un noto personaggio conosciuto da tutti voi e lo accoglierei con un applauso perché appunto per questo vi dedicherà una bellissima canzone. E qui con noi questa sera Renato Zero.
rimasto solo. Pensate che bello se ci fosse insieme a me una bellissima orchestra che canta le canzoni, le mie canzoni. Senta, signor Renato, ma dove sta guardando? È inutile che si guardi in giro. Guardi, sono qui. Segua la luce. Ma come, chi sono? Renatone, tu mi deludi. Non riconosci la voce dell'uomo potente? A me sembrava un'altra voce in testa. Lasciamo perdere queste squisquiglie. L'uomo potente ci sceglie la voce che vuole, va bene? Va bene, comunque. Comunque, ogni anno io scelgo una persona che si è comportata bene. E quest'anno, visto la tua condotta nella vita, ti voglio fare un regalo. Ma che cosa? Hai detto che vorresti un'orchestra per questa serata e io esaudirò regalandotene una eccezionale. Ma da quale, scusi? Quale? La mia orchestra, ovvero Paolo, Elena e gli Angeli della Notte. Adesso te li mando giù con la mia astronave e li teletrasporto, così li conosci. Ma che hai fatto, una magia? Ma che è la magia questa? Dove stanno? Io non li vivo. Al pianoforte, sì. Il più giovane del gruppo, Alessio Bisi. Ah, se questo è il più giovane, siamo la chieria di Apro. Chi è questo? Ma tu sei il più giovane, io penso. Alle tastiere. Questo è il tuo età. Luca. Scoprirai durante il corso della serata. Ah,